Benvenute ad Allenati con Collistar, un programma di allenamento su misura per te che unisce workout funzionali a prodotti specifici per una routine total body. Ciao! Oggi vediamo un nuovo tipo di allenamento diviso in due fasi. La prima fase prevede esercizi esclusivamente per la parte bassa del corpo, nello specifico per le gambe. La seconda fase invece prevederà esercizi solo per la parte alta del corpo e nello specifico per la schiena. La particolarità dell'allenamento che andremo a fare oggi sono le pause. Le pause sono infatti determinanti per far sì che il muscolo riposi e che quindi possa rendere al meglio nella serie successiva. Per svolgere questo workout ti servirà una sedia e dei pesi. Direi di cominciare. La prima fase del nostro allenamento è quella dedicata alle gambe. Faremo tre giri dei seguenti esercizi. Primo esercizio, sumo squat. Allarghiamo bene i piedi oltre la linea del bacino. Buttiamo il bacino indietro e le spalle in avanti mentre pieghiamo le ginocchia. Contraiamo bene i glutei e ci rialziamo. Eseguiamo 15 movimenti. Subito dopo il sumo squat eseguiremo 12 slanci laterali. Appoggiati ad una sedia per l'equilibrio, inclina leggermente il busto in avanti. Lavora stando attento alla velocità. Apri la gamba velocemente e ritorna in posizione di partenza lentamente. Dopo averne eseguiti 12 con la gamba destra, eseguine 12 con la gamba sinistra. Terminiamo questa prima fase con 15 jumping jack. Se non te la senti di saltellare, sostituisci l'esercizio con degli step touch laterali. Riposa per almeno un minuto tra le serie. Dopo aver completato le tre serie per le gambe, passiamo alla seconda fase per la parte alta. Completeremo tre giri di 12 bent over row e 12 croci inverse. Partiamo con i 12 bent over row. Incliniamo il busto verso il pavimento, manteniamo la schiena estesa e andiamo a piegare le braccia. Immaginiamo di portare il mignolo verso la tasca dei pantaloni, mantenendo il petto aperto. Proseguiamo con 12 croci inverse. La posizione del busto è sempre la stessa, inclinata in avanti con il busto parallelo al pavimento. Questa volta apriremo le braccia lateralmente come se volessimo disegnare una T. Manteniamo i gomiti leggermente flessi. Al termine delle 12 croci inverse riposiamo per 30 secondi e poi ripetiamo il giro da capo. L'allenamento di tonificazione può portare un po' di edema all'arto inferiore, perciò mi raccomando non dimenticare di fare stretching e il protocollo di defaticamento. Vi aspetto col prossimo video per un allenamento di tonificazione un po' diverso.